Scopriamo insieme un esperimento da preparare con l'aiuto di un adulto. Io e la mia aiutante siamo qui per un altro magico esperimento. Io sono pronto, e tu? Prontissima! Vi siete mai chiesti perché è più facile galleggiare nell'acqua del mare rispetto a quella della piscina? Oggi lo scopriremo grazie a delle uova galleggianti. Vediamo cosa serve. 2 uova fresche, del sale da cucina, dell'acqua e 3 contenitori trasparenti. Iniziamo a riempire i 3 contenitori d'acqua. Il primo, il secondo e infine il terzo. Ora iniziamo con gli esperimenti. Per favore, prendi quella biglia di vetro e prova a metterlo nel primo contenitore. Ah, secondo te va a fondo o galleggia? Proviamo. Bravissima. Proviamo a fare la stessa cosa con una pallina da ping pong. Ah, secondo te va a fondo o galleggia? Galleggia. Proviamo. Bravissima. Non a caso sei la mia aiutante. Ma la stessa cosa possiamo farla con i sassi, sapendo che vanno a fondo, o con il sughero, sapendo che restano a galla. Questo è perché tutti i corpi che sono meno densi dell'acqua galleggiano e tutti i corpi che sono più densi dell'acqua vanno a fondo. Insomma, la spinta di Archimede. E fino qua la situazione è molto chiara. Ma cosa succede se immergiamo nell'acqua un materiale che ha la densità molto simile a quella dell'acqua? Ad esempio come il nostro corpo. Non potendomi immergere in questi contenitori, userò un uovo che ha caratteristiche molto simili al nostro corpo. Proviamo, anzi, prova tu. Va a fondo. Ora, proviamo ad aumentare la densità dell'acqua aggiungendo del sale alla cucina. In questo modo. Esageriamo. E poi mescoliamo per rendere questa soluzione uniforme. E ora, a te l'onore dell'esperimento. Proviamo. Galleggia! Esatto! Più è denso il liquido, più è forte la sua spinta. La spinta di Archimede! Ora aggiungiamo dell'acqua e osserviamo che l'uovo torna sul fondo. Ecco spiegato perché al mare galleggiamo meglio che in piscina. Non ti resta che spiegarlo ai tuoi amici. E noi ci vediamo al prossimo magico esperimento!